Buonasera cari amici, ben arrivati all'interno della nostra Digital Transformation TV, quinta puntata. Iniziamo a fare sul serio, perché iniziamo a parlare di quelli che sono i paradigmi un po' di questo mestiere, di questa rivoluzione, di questo cambiamento, come volete chiamarla. Il passaggio al digitale che si riflette in alcuni aspetti importantissimi. Oggi parleremo nella fattispecie di asset digitali, funnel e poi ancora lead generation. Ne parliamo con Franco Nicosia, che è project manager di Dornic. Ben trovato, Franco. Ciao Claudio. Allora, direi di scandagliare intanto questi tre argomenti per sottolineare anche il fatto che iniziamo ad andare un po' nel tecnico, no? Come suol dirsi. Iniziamo un po' a capire qualcosa di più dal punto di vista proprio dell'imprenditore, che cosa bisogna cambiare all'interno di un'azienda che vuole rispecchiare il tempo in cui vive, un tempo fatto di cambiamento digitale. Gli asset digitali, tanto per cominciare, di cosa parliamo? Allora, asset digitali sono tutti quegli strumenti che vengono utilizzati all'interno dell'azienda per promuovere il proprio brand oppure per promuovere i propri prodotti e servizi. Quindi è un asset digitale un sito web, è un asset digitale una pagina Facebook o un'altra pagina social, è un asset digitale una pagina di vendita, è un asset digitale un e-commerce, è un asset digitale paradossalmente anche un'email che viene inviata ad un potenziale cliente e che abbia all'interno un certo tipo di processo o delle call to action, quindi delle chiamate all'azione affinché praticamente si possa ottenere da un potenziale cliente o dal cliente determinati tipi di risposte. È evidente che tutti questi asset all'interno dell'azienda lavorano in maniera disgiunta. È molto chiaro, Franco, se sei d'accordo io continuerei con la descrizione di questi strumenti digitali. Quando parliamo di funnel, che cos'è, come si individua, come si caratterizza all'interno di un'azienda digitale? Funnel in inglese significa imbuto sostanzialmente, in italiano potrebbe essere tradotto come processo. L'applicazione del funnel, tutte le aziende hanno un funnel di vendita. Allora immaginate, non so, anche un negozio fisico che vede entrare un cliente all'interno del proprio negozio, attua un processo di conversione all'acquisto, quindi il commesso gli va incontro e questo è uno step. Lo accoglie, dopodiché acquisisce le informazioni di che cosa, insomma, cosa vuol vedere il cliente, gli fa vedere la merce fino a quando poi concorda il prezzo e vende. Ecco, questi processi, nella maggior parte dei casi, vengono svolti in maniera inconsapevole. Nel mondo digitale, questi processi sono molto più spinti, perché ovviamente non c'è una relazione diretta fra un potenziale cliente e chi utilizza chiaramente i mezzi digitali. Allora a quel punto il livello di complessità è più alto e sono numerosi i fattori che devono essere tenuti in considerazione. Importante però essere in possesso di un funnel, cioè avere un processo ben chiaro entro il quale io gestisco il mio rapporto o con il cliente o con il potenziale cliente che si accinge ad entrare in contatto con la mia realtà aziendale. Quindi una sorta di canalizzazione del cliente verso il prodotto, se vogliamo dirla così in maniera Un elementare. processo consapevole, Claudio, un processo consapevole entro il quale praticamente l'azienda gestisce il potenziale cliente verso l'acquisto. Possiamo fare un esempio pratico. Immaginate, io penso che oramai, dopo questa strana primavera, tutti abbiamo sperimentato un po' i sistemi di acquisto presso i grossi e-commerce E a come no, cui come ci no. ho riferito, però. Ecco, ci rendiamo conto come ognuno dei passaggi che ci ha portato all'acquisto fosse un passaggio in cui siamo stati guidati in questo tipo di percorso. Ecco, questa è l'applicazione, come consumatore proprio sulla nostra pelle della costruzione di un funnel di vendita. E arriviamo al terzo aspetto, che, insomma, la cui parola fa un po' paura, no? Questa lead generation si pensa essere sempre qualcosa di grandissimo, insomma, di qualcosa che non si può toccare quasi. Invece poi traducendola e traducendo soprattutto il concetto in qualcosa di più elementare, riusciamo a comprendere meglio di cosa parliamo. Lead generation, che cosa si intende? Sostanzialmente in un'azienda cosa si fa? Si cercano potenziali clienti, si trasformano in clienti fortemente interessati, quindi in lead, dopodiché si vende loro qualcosa e quindi diventano clienti e poi si porta questi clienti a riacquistare i servizi. Queste quattro fasi sono delle fasi che vengono gestite continuamente in un'azienda, diciamo,
che punta chiaramente alla propria espansione, e quindi il processo di acquisizione di soggetti fortemente interessati ai miei prodotti e servizi, quindi lead, è un processo di costante crescita verso l'aumento del fatturato, l'aumento dei ricavi e quindi l'aumento della competitività delle aziende. Quindi in sintesi il processo riguarda l'acquisizione di soggetti fortemente interessati ai miei prodotti e servizi. Si tratta un po', se vogliamo, della profilazione dell'utente, no? E del cliente in questo senso, no? Conoscerlo meglio per cercare poi di vendere quello che a lui serve. Questo già è un aspetto un po' più avanzato del processo. Diciamo che nella sua genesi, quindi nella sua fase preliminare, si tratta semplicemente di intercettare potenziali clienti per i miei prodotti e servizi. Franco, allora noi ci ritroviamo per la prossima puntata nella quale affronteremo degli argomenti altrettanto interessanti, perché è bene capire, insomma, ogni singolo elemento di un'azienda digitale, soprattutto per interpretare al meglio anche il nostro tempo aziendale in continua trasformazione, un cambiamento epocale che stiamo vivendo nelle nostre vite, ma soprattutto nel nostro lavoro. Grazie di cuore a Franco Nicosia per essere stato in nostra compagnia. Ci Grazie a te, Claudio. rivediamo alla prossima.